Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. Cari lettori, sono Pachito e volevo cominciare questa videorecensione con le parole di Indro Montanelli, parole che chiudono il graphic novel del quale voglio parlarvi oggi, che è il Grande Torino a fumetti di Rosanna Repetto e Marco Da Ponte, edito da Edizioni del Capricorno, casa editrice che ringrazio per avermi dato la possibilità di leggere questo fumetto e parlo in prima persona perché sono un grandissimo appassionato di narrativa sportiva e veramente ci tenevo a leggere questo volume. Volume che racconta la storia di una squadra leggendaria divenuta tale nel pomeriggio del 4 maggio 1949, quando l'aereo che riportava appunto la squadra dal Portogallo si schiantò contro la collina di Superga. Solo il fato li vinse. Con questa targa viene ricordata una squadra leggendaria, capace di imprese sportive veramente uniche, squadra capitanata da Valentino Mazzola, uno dei più grandi calciatori, di tutti i tempi, sicuramente il più grande della sua generazione. È bene ricordare che quel Torino aveva, pensate, 10 undicesimi a disposizione, venivano dati a disposizione della nazionale italiana ed era una squadra che aveva vinto praticamente tutto e che pareva non avere rivali. Mi piace pensare che probabilmente in una visione ucronica della storia, ora il Torino sarebbe appunto l'attuale Juventus, probabilmente avrebbe creato dei cicli vincenti importanti. Ma veniamo al fumetto, un fumetto che mi è piaciuto particolarmente perché appunto il taglio di un reportage giornalistico, tra l'altro appunto con dialoghi molto interessanti che alternano il campo e quindi proprio le vicende sportive con quello che è appunto l'extra campo, ovvero una società innamorata persa di questa squadra granata, al punto che tanti tifosi sparsi lungo tutto lo stivale sostenevano i granata. E venivano sostenuti Granata anche dagli stessi avversari che avevano un grandissimo rispetto di Mazzola e dei suoi compagni. Al punto che, pensate, nel 1949 il Torino aveva un vantaggio non particolarmente importante sulle inseguitrici, ma Inter, Juventus e Milan decisero di comune accordo di assegnare comunque ai Granata lo scudetto, anche e soprattutto per una forma di rispetto. In 60.000 parteciparono ai funerali che si tennero appunto a Torino, funerali importantissimi, e un cordoglio che praticamente si è esteso, per tutta l'Italia. Tornando appunto al graphic novel, dicevo, un reportage giornalistico, nel quale vengono comunque sottolineate anche quelle che sono i sogni e le aspirazioni delle nuove leve granata e le aspettative di Valentino Mazzola, un calciatore, lo dicevo prima, icona del grande Torino. Ma un calciatore sul viale del tramonto, tra virgolette, perché appunto aveva 30 anni, si pensava anche a un suo futuro lontano dai Granata, o forse no, perché la fame di vittorie era probabilmente qualcosa di così importante e così lontano dal calcio attuale. Dicevo, poi c'è appunto spazio per la conclusione della storia del Torino, che avvenne, ripeto, nel maggio del 1949, a seguito di una partita a Lisbona contro il Benfica. Partita di beneficenza, tra virgolette, perché fu organizzata per sostenere il calciatore Ferreira, grande amico di Valentino Mazzola, che chiese appunto aiuto al capitano per poter appunto ottenere qualche soldo da mettere da parte dopo la carriera calcistica. Valentino Mazzola chiaramente non si tirò indietro e fecero altrettanto i suoi compagni di squadra che lo seguirono in quella avventura che li rese leggenda. Dal punto di vista tecnico, straordinari i disegni di Marco Da Ponte. Abbiamo avuto il piacere e il privilegio di recensire altri volumi, quindi vi invito a dare un'occhiata al nostro blog. Suggerisco questo graphic novel a tutti coloro che, come me, amano la narrativa sportiva e a tutti coloro i quali desiderano fare un salto indietro nel tempo e scoprire comunque un pezzo della nostra nazione. Porto a termine la recensione mostrando nuovamente la copertina del graphic novel, eccolo qua, il Grande Torino a fumetti. Grazie a Edizioni del Capricorno, grazie a voi per averci seguito, ci ritroviamo alla prossima video recensione. Ciao!